Con sonno, una città che dal 1980 risulta abbandonata, ritornerà prossimamente al cinema. Volevi, non è un annuncio, è uno scherzone della Computer Museo. Iniziamo con il video. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questo episodio andremo ad unboxare un NAS Old School. Infatti abbiamo acquistato questo articolo che arriva da, a quanto pare, un fallimento di azienda, anche perché arriva da un sito di aste online che non è eBay, perché l'abbiamo acquistato su eBay. Però arriva, a quanto capito, da un sito dove praticamente vanno a recuperare queste cose da pignoramenti, quindi qualcosa di finanza, probabilmente poi li rivendono a prezzo stracciatissimo. Allora, in questo caso noi abbiamo qui dentro un NAS non normale ma Pro. È una versione Pro di un Buffalo che abbiamo già visto in passato, ma quest'oggi andremo a vedere una versione Pro. L'unica pecca è che ne esistevano due tipi. Quelli di tipo SATA e quelli di tipo IDE. Ancora adesso in commercio vengono venduti nuovi a 699 euro e invece a 250 euro usati. Questo l'abbiamo appunto avuto a 50 euro. L'unica cosa è che ho avuto la sfiga di non beccare quello SATA ma IDE. Grazie a Dio c'è la mia azienda che mi ha fornito anche 4 hard disk da 320 giga IDE, che oramai non si trovano praticamente più, e praticamente saremo pronti per provarlo. Questi sono in prestito adesso appunto per capire se il funzionamento del NAS è regolare, anche perché viene descritto come funzionante ma col firmware da installare e non si capisce bene se funziona o non funziona, e quindi oggi scopriremo un po' se funziona. Innanzitutto adesso la prima parte è dedicata all'unboxing, poi la seconda parte proprio sarà la recensione completa di questo NAS. NAS è arrivato in pochissimo tempo, quindi è arrivato abbastanza veloce come cosa. Andiamo a aprire. L'unica cosa è che il sito in cui l'ho comprato chiede anche codice fiscale e roba del genere, non so per quale motivo, ma vabbè, andiamo ad aprirlo. Allora, il pacchetto, devo stare attento a non far vedere robe. Ok, ci siamo. Vediamo, apriamolo. Ok, c'è un fogliettino che è uscito fuori. E questo, lì, è gigantesco ragazzi, pensavo che era più piccolo. Allora, dentro c'è un po' di roba. Puzza anche un po' di fumo, quindi probabilmente nell'impacchetteranno fumato. Non riesco a tirarlo fuori ragazzi, è troppo grande. Doppi sensi everywhere. Ce la possiamo fare. Allora, facciamo la cosa più intelligente. Uno e due. Ok, se l'ho fatta. Eccolo qua. Allora, intanto è una roba gigantesca, quindi già a differenza dell'altro, questo lo devo abbassare il mobile che ho creato apposta per questi NAS. Allora, il NAS è una versione appunto Pro, è un robo anche stra gigante che probabilmente uscirà fuori dal mobile anche, tanto per. Allora, eccolo qua, Buffalo, Terra Pro. Allora, ottimo, devo dire che si è già rotto, perfetto. Ah, ottimo, perfetto. Iniziamo già male. Probabilmente il trasporto non è stato proprio delicato. Infatti non è stato proprio delicato, è distrutto completamente, ottimo. Questo fa capire che il trasporto non è stato proprio il massimo. Vabbè, perfetto, è arrivato. Dov'è? È arrivato così. Ottimo. È arrivato schiantato in pratica. C'era un piccolo problema allo sportello e invece è tutto distrutto. Ah, già già. Niente, qua dovremmo fare una foto e mandarla, ovviamente.